Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Top Football e oggi ragazzi parleremo di De Ketelaere al Milan. Allora ragazzi, prima di iniziare il video vi dico di lasciare un bel like, iscrivervi al mio canale con la campanella attiva per non perdere nessun altro video. Allora, chi è Ketelaere? Allora, è un giocatore che gioca al Club Brugge. Ho sentito se non sbaglio che questo giocatore è un CDK, non mi ricordo, però ho sentito che c'era che è un CDK e mi sa che è un centrocampista e comunque giovane e ragazzi la cifra è di 35 milioni bonus e poi contratto fino al 2027 e poi di guadagno 2,3 milioni di euro. E praticamente questo giocatore non conosco, però vediamo, sarebbe forse la sorpresa del campionato? Non lo sappiamo, vediamo, cioè, si dirà tutto nel campo. E perché poi questo giocatore, ragazzi, gioca nel campionato campionato belgo, che è un campionato, ragazzi, inferiore rispetto alla Serie A Team e altri campionati, perché diciamo il campionato belgo non è che sia il campionato più forte, però il Club Brugge, ragazzi, è una squadra che ha dei giocatori di esperienza europea e che possono alcune volte possono fare molto bene, alcune volte no, ragazzi. Ricordiamo che il Club Brugge era in Champions League. Adesso, se non sbaglio, sta facendo le qualificazioni in Champions e vediamo che cosa farà De Ketelaere. Intanto il Milan fa il secondo acquisto dopo aver acquistato Divock Origi dal Liverpool e niente, comunque, se non sbaglio, De Ketelaere sarebbe il sostituto di Kessié, perché Kessié è andato perché il Milan ha ceduto Kessié al Barcellona. E niente, comunque secondo me è un acquisto. Che voto darei a questo acquisto? Io darei 6 meno perché praticamente non conosco questo giocatore, però vediamo cosa farà in campionato. Fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti. Anche per oggi è tutto, e spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al mio canale se volete. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella.